Torna l'Orienteering, torna la trasmissione della FISU, la Federazione Italiana Sport Orientamento, e ritorna dal Trentino, da una delle terre più vocate per questo sport, vale a dire dal Primiero. Qui, come sempre, la cartolina, le zone più suggestive dal punto di vista paesaggistico. Primiero, dove sono andati in scena i campionati italiani sprint rally e la Coppa Italia, settima prova long, due giorni di gare dunque in terra primierotta, dove ha fatto tappa un nuovo evento orientistico di carattere nazionale. Il sabato si sono disputati i campionati italiani a Mezzano, uno dei borghi più belli d'Italia, la domenica una Coppa Italia long a Caltena Levale, quasi 700 gli iscritti, con atleti italiani ma anche stranieri, russi, austriaci, slovacchi e sloveni, oltre appunto, come ricordavamo, gli azzurri. I due appuntamenti sono stati organizzati dal GS Pavione, guidato da Adriano Bettega, che ha potuto contare su uno staff di una quarantina di persone, un sodalizio insomma abituato alle grandi organizzazioni, che solo due anni fa ha dato vita ai campionati italiani sprint a Cauria e Calaita nella valle del Vanoi, una laterale del Primiero. Torna l'Orienteering, torna qui al mio fianco Pietro Illarieti, ma prima la voce dei protagonisti. Il saluto del territorio a cura di Ivano Orsinger. Beh, direi che siamo tutti pronti, no? I ragazzi sono pronti, l'organizzazione mi sembra perfetta, il tempo ci sta assistendo alla grande, il paese non aspetta altro, credo che ci siano tutti gli elementi e i presupposti per fare una giornata che resterà sicuramente bella e storica per tutto il movimento. I punti di forza di questa vallata? I punti di forza di questa vallata sono naturalmente rappresentati dalle nostre Dolomiti, ma in più in generale dalla natura stessa, e credo che l'orientamento in questo senso si sposi perfettamente con la sua valorizzazione. Emiliano Corona ci spiega il format della Sprint Relay e le sue difficoltà tecniche. Sì, sprint relay, lo dice la parola stessa, è una staffetta che si disputa sulla distanza sprint, quindi più o meno un quarto d'ora di gara in terreno urbano. E questo format prevede che parta in prima frazione la donna, dopodiché dal cambio, proprio col classico tocco di mano all'uomo, e in terza frazione chiude un altro uomo. E gara più o meno da un quarto d'ora, e quella di oggi è una gara che sarà distribuita diciamo in due parti, quindi zone più filanti e zone più tecniche. Parte di gara che si disputerà nel paese di Mezzano, uno dei borghi più belli d'Italia, è molto molto intricato, quindi sarà sicuramente interessante e arduo per i concorrenti riuscire a uscire indenni da questo tracciato. Pietro, allora? Allora, Emiliano Corona ci ha spiegato nel dettaglio questa prova, è una prova inedita per noi, quest'anno ve la presentiamo per la prima volta, si tratta di una gara a squadre, sono tre i componenti di ogni squadra, prima a partire una donna, vedremo una serie di partenze diciamo in massa, poi ci sarà il cambio ai compagni di squadra. Oggi favoritissimi sono la squadra di Primiero oppure il PVT, che vede i fratelli Scaletta, tra l'altro tre fratelli in squadra, per loro molta pressione perché giocano praticamente in casa. Allora, formula particolare per quanto riguarda la sprint rally, allora donna, uomo-uomo quindi, no? Sì, sicuramente prima donna-donna, oppure possiamo fare donna-uomo-donna, dipende da come è formata la squadra. Certo, se uno ha ambizioni di classifica, teoricamente un uomo dovrebbe essere più forte, almeno dal punto di vista fisico, non è detto che lo sia da quello tecnico. Assolutamente, intanto qua le partenze di questa gara, abbiamo visto prima anche le cartine con i percorsi e i punti che dovranno affrontare i vari atleti di questa prova veloce, una competizione che qui in Primiero, tra le altre cose, ha già avuto un importante precedente, no Pietro? I mondiali juniors del 2009. Sì, ci sono stati i J-Walk, che sono i mondiali junior, sono stati ben organizzati dall'Unione Sportiva Primiero, e a contorno di quei J-Walk ci fu una 5 giorni che vide al via ben 3.000 partecipanti. Qua parte in testa Francesca Taufer, da notare sulla destra si vede un vero e proprio stenditoio, in certi frangenti si può intravedere, e sono le nuove cartine, eccole qui sulla destra, quando uno dà il cambio al suo compagno poi il compagno andrà a ritirare la mappa e quindi darà il via alla propria prova. E qua intanto ragazze che sono partite a tutta, si dice in questi casi, cartina in mano, Anna Pradel, Unione Sportiva Primiero, è la prima che vediamo in quadrante, c'è anche il pubblico qui a Mezzano, borgo davvero tra l'altro molto molto bello e non a caso è tra i borghi più belli d'Italia.
Sì, è un borgo bellissimo dove ci sono anche una serie di rappresentazioni artistiche fatte con la legna. E infatti vediamo anche qui questa catasta, che ogni anno queste rappresentazioni vengono incrementate, no? Quindi di anno in anno ce n'è qualcuna di nuova. Vediamo qui alcuni scorci di questo borgo di Mezzano in Primiero Trentino, e qui la zona del cambio ben evidenziata dalla scritta. Certo, tornando a Mezzano ti devo dire che il paese, una volta che ci entri, è molto più bello rispetto a quello che vedi passando dalla strada, quindi per noi è stata una grande sorpresa. La gara sprint mette sicuramente a dura prova gli atleti, perché è richiesta una grande velocità, no Pietro, sia nella corsa che nella lettura della mappa. Sì, è una gara diciamo molto concentrata, vedi qua sono tutti impegnati a cercare la lanterna che vedi in questo caso nascosta leggermente dietro, il tracciatore è stato un po' cattivello. In prima frazione al femminile abbiamo visto una testa a testa tra Scalet e Taufer, in questo caso Carlotta Scalet che è la sorella di Tommaso e Riccardo, quindi hanno fatto proprio un team famiglia e puntano decisamente alla vittoria. Però abbiamo visto una Carlotta Scalet particolarmente tesa al via. Cartine che poi volano a terra, diciamo subito che verranno immediatamente raccolte, perché il borgo di Mezzano, lo vedete, è particolarmente ordinato e pulito. Questa è una particolarità sicuramente di questa cittadina. E tu dicevi tracciatore cattivello, lo stesso Adriano Bettega del GS Pavione, che ha organizzato questo momento agonistico qui in Primiero, ha dichiarato di aver fatto i test sul tracciato e pur senza la pressione agonistica ha commesso vari errori. Leggevo proprio questa cosa che mi ha un po' colpito, quindi effettivamente deve essere stato particolarmente cattivello il tracciatore. Sì, poi tieni presente che questa è comunque un'area embargata, i concorrenti nei mesi precedenti all'evento non potevano entrare in questo paese, quindi poi ci si basa e si va molto in fiducia, perché come sai questo è uno sport dove i concorrenti sono molto molto corretti, quindi sicuramente, però posso pensare che per gli abitanti di Primiero un pochino, un pizzico di vantaggio ci sia. Qui siamo quasi arrivati alla zona cambio, c'è questo duello tra Taufer e Scalet. Carlotta Scalet, Francesca Taufer, Parkworth Italia la prima, Francesca. Ti voglio Taufer, far notare invece, Unione Sportiva Primiero. Vai, scusa, Pietro. Un dettaglio importante: Carlotta Scalet in piena trans agonistica dimentica di dare il cambio e deve tornare indietro. Lei è veramente sconfortata. Infatti il compagno le urlava: sono qui, ma lei è andata diretta. Irene Pozzebon, Nicola Scalet, Matteo Civillini, Elisa Luciano. Intanto vari cambi, qui ovviamente si è assiepato il pubblico proprio per vedere la parte saliente, no, di questa prova e le fasi salienti di questa prova. E poi c'è questo stenditoio di cui parlavi prima, in cui si va a strappare proprio letteralmente la cartina. Sì, la propria cartina, ovviamente bisogna, certo, prendere, chiaro, la cartina giusta, bisogna fare attenzione. Non vorrei, diciamo così, mettere il dito nella piaga, però ci si potrebbe chiedere come un atleta di grande esperienza possa mancare in un passaggio fondamentale come quello, eppure evidentemente la tensione agonistica a volte fa un pochino perdere la lucidità. Mi parlavi del pubblico presente, ovvio, questa è proprio una gara volta alla spettacolarizzazione di questo sport, che lo porta proprio tra la gente, e guarda quanto pubblico abbiamo avuto. Tommaso Scalet, Parkworth Tour Italia, tu dicevi l'errore è anche una formula, no? Dicevamo che non è che si applica sempre o così spesso, magari quello anche può incidere su un errore da parte di un atleta o di una ragazza, come in questo caso, insomma. Potresti avere ragione, però stiamo parlando di atleti che partecipano ai campionati del mondo e purtroppo non sono scusati in questo caso. Tommaso Scalet, Parkworth Tour Italia, ancora sta affrontando la sua prova. Prima vedevo anche gli atleti che saltavano sopra le auto, saltavano sopra i muretti del paese di Mezzano. Insomma, una prova veramente in cui si entra in qualche modo in transagonistica comunque, no? Beh certo, mi ricordo che quest'estate ad esempio durante la 5 giorni di Madonna di Campiglio avevamo visto Riccardo Scalet che saltava muretti e fioriere, quindi sì, probabilmente è proprio per fare prima, si taglia più che si può, quindi dove è concesso gli atleti lo fanno ben volentieri.
Abbiamo visto Davide De Bona, Unione Sportiva Primiero, che ha cambiato con Tommaso Manfroi, Niccolò Corradini, GS Castello di Fiemme. Qui siamo nella zona, l'avete visto, del arrivo. Vediamo anche le gare per i più piccoli che anche loro si sono cimentati qui nel borgo di Mezzano, insomma. Stanno iniziando ad arrivare qua, è il Primiero dei giovani che si è aggiudicato la prova. E invece, per tornare alla gara Elite, che seguiamo con particolare attenzione, ricordiamo che in questo momento la lotta è tutta tra Primiero, Parkour Tour e Polisportiva Masi, quindi vedremo chi la spunterà fra questi tre team. Assolutamente, tu ricordavi l'Unione Sportiva Primiero, o comunque gli atleti del Primiero come la GS Pavione o altri giocavano un pochino in casa, questo potrebbe sicuramente aiutare per la classifica finale. Intanto è Los Angeles qui all'arrivo, inquadrata dalle nostre telecamere, Riccardo Scaletta, Parkour Tour Italia, anche lui vedete salti e balzi prima di arrivare proprio sul traguardo qui nel cuore del paese di Mezzano. Ecco, è il primo ad arrivare degli Elite, quindi al momento teniamolo come risultato ufficioso è Parkour Tour Italia al primo posto, arriva invece l'US Primiero con Manuel Negrello. E staremo allora a vedere come finirà questa prova particolarmente entusiasmante. Intanto si realizzano anche le immagini, avete visto, qui ancora il pubblico che attende gli atleti sul traguardo, che attende gli atleti all'arrivo per quanto riguarda questa prova. Alessio Tenani, sempre sorridente Tenani. Sì, lui in questo caso è molto soddisfatto di aver portato il suo team sul podio. E quindi, ne avendo onde, dici di sorridere. Mattia Ferrari, orientamento terzo, e qui vediamo anche la parte conclusiva, no, della gara per quanto riguarda questa prova di Mezzano. Purtroppo ufficializzazione del risultato, qua vediamo una Carlotta Scalet in lacrime, ha saltato un punto e quindi il suo team è squalificato. E vince allora Unione Sportiva Primiero, Taufer De Bertolis Negrello, Polisportiva Masi seconda, Curzio Curzio Tenani, Lucia e Samuele, ovviamente i due Curzio, Orienteering terzo, SD in terza posizione. Niente da fare per Parkour Tour Italia invece. E qui è il momento sempre atteso ovviamente dagli atleti delle premiazioni. Sì, qua c'era praticamente tutto il piccolo borgo di Mezzano che si è raccolto attorno a questa premiazione nella piazza principale, intervento anche delle autorità locali, abbiamo visto Roberto Pradel che è il presidente della comunità di Valle. I protagonisti, la loro voce. Sì, non è stato facile anche perché ci hanno fatto attendere molto. Io della mia gara non sono contenta perché ho sbagliato più di quel che speravo, però alla fine è andata bene. Sì, sono partito bene, subito con i forking non ho visto i miei compagni, quindi sono andato per la mia strada e dopo, quando sono arrivato, mi ha detto che ero davanti, quindi ancora meglio così. Diciamo, Riccardo è di un altro livello, era difficile gestirlo perché ha un potenziale molto alto. Io ho dovuto raschiare esperienza e molta esperienza per arrivare fino alla fine. Me lo aspettavo, fisicamente non è come gli ultimi anni, quindi ho tenuto duro, ho cercato di non sbagliare, non ho sbagliato nulla e dai, non gli ho dato troppo di stacco. Io ho fatto la mia gara, sapevo che dovevo fare il mio, gli avversari più o meno so che tecnicamente non sono per forza più forti di me, quindi ho cercato di fare la mia gara, la pulita, e più o meno ce l'ho fatta, più o meno. Sì, ho cercato di fare la gara migliore possibile, quando ho visto il tracciato sapevo che in tanti avrebbero potuto essere squalificati, era molto interessante, molto difficile, sono contentissimo di questo podio perché ci ha confermato ancora una volta, comunque regolari, quantomeno. Allora, abbiamo sentito le interviste ai vincitori, Francesca Taufer, Mattia De Bertolis, Manuel Negrello, ai secondi classificati Lucia Curzio, Samuele Curzio e Alessio Tenani. E passiamo ora alla seconda giornata di gare, alla long gara nel bosco, dove sono previsti 26 punti di controllo e con uno scenario che chiaramente cambia totalmente rispetto a Mezzano. Non che sia più brutto sicuramente, però cambia totalmente. Cambia totalmente, questo è proprio il tipico paesaggio della Valle di Primiero con le pale di San Martino sullo sfondo. Diciamo che è gara totalmente differente, si passa dalla grande velocità alla grande resistenza, quindi cambiano anche i favoriti. Ci sono degli atleti. Adesso andiamo però ad ascoltare il tracciatore.
Coppa Italia Long qui a Caltena. Tutti i dettagli inediti ce li svela il tracciatore Fabio Dalla Riva. Buongiorno, oggi sicuramente sarà una gara impegnativa dal punto di vista fisico, molto dura. Prima parte molto veloce, con tratti in discesa da stare attenti perché un attimo sbagliare dove non vinci la gara ma la perdi. Seconda parte più tecnica, molto difficile dal punto tecnico ma anche allo stesso tempo fisico. Tosta, salita tosta di rientro dove l'acido lattico sicuramente dirà la sua parte e la farà da padrone sulle gambe degli atleti. Speriamo una bella giornata e vinca il migliore. Vinca il migliore, oggi ci sono due aspetti da considerare, come dicevamo prima. Altri protagonisti, c'è anche Mikhail Mamlev, commissario tecnico, che oggi si mette in gioco con i suoi ragazzi, perché sono i ragazzi che guida durante l'anno con la nazionale. Oggi uomini di resistenza, quindi sì ad esempio a Riccardo Scaletto, oppure a Roberto Dalla Valle o allo stesso Misha Mamlev. Tra le donne invece atlete come l'inaffondabile Verena Troi, che quest'anno sta vivendo una seconda giovinezza, oppure la stessa Carlotta Scaletta. E poi c'è quest'altro aspetto da considerare, la grande voglia di rivalsa dei fratelli Scaletta, ieri squalificati, oggi pronti e agguerriti più che mai. Eccolo qui Tommaso Scaletta, Park World Tour Italia. Abbiamo visto tutti danno un'occhiata alla cartina prima di affrontare questa long gara nel bosco, l'abbiamo detto, 26 punti di controllo. Ci sono molte salite ripide e ragionare in certi frangenti diventa complicato. I concorrenti dovranno fare i conti anche con l'acido lattico. Sicuramente sì, fortunatamente abbiamo visto il sorriso sul volto di Carlotta Scaletta, che ieri era veramente in lacrime, non ha proprio voluto rilasciare nemmeno una dichiarazione, ci ha detto oggi lasciatemi stare, domani sarò quella di sempre, quindi è stato un momento molto molto toccante. È il bello e il brutto dello sport, poi si accantona e si guarda avanti e si prosegue giustamente, insomma. Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, gioca in casa. Stando ai tracciatori si stima un tempo intorno ai 90 minuti per i vincitori per questa gara. Alessio Tenani. Come hai detto tu, è una gara molto dura, sono, come si può vedere bene, sono i tipici boschi trentini, quindi con questa corsa in costa, quindi bisogna stare anche molto molto attenti a come si mettono i piedi. Eccolo Mamlev. Parte Misha Mamlev, lui che è stato campione europeo e ha vinto delle medaglie ai campionati mondiali, quindi è un atleta di grandissima esperienza e adesso la sta mettendo a disposizione dei ragazzi. Nicole Scaletta è proprio una ragazza invece del territorio, lei abita a Primiero. Allora, favorito numero uno per questa prova, senza dubbio, l'atleta locale, eccolo qua, Riccardo Scaletta, reduce da una brillante prova in Coppa del Mondo, in Repubblica Ceca, con lui anche l'altro primierotto Mattia De Bertolis, Unione Sportiva Primiero, qui intanto Roberto Dalla Valle, gruppo sportivo Monte Giner, Valle di Sole, da Pellizzano, Monte Giner che è anche una forte squadra di saltatori dal trampolino, altra specialità, ma insomma all'interno di questa polisportiva sono tante le specialità che vengono affrontate. La Kirchlechner Sport Club Meran, da Merano, la Forte Cristine, quindi anche lei al via, paesaggi bucolici anche per quanto riguarda questa prova in Primiero, e qua siamo su Tommaso Scaletta. Abbiamo visto partire anche Robert Merl, che è un austriaco tesserato per la squadra italiana del PVT. È un atleta che gareggia volentieri in Italia quando può, anche perché ti devo dire che è il marito di Carlotta Scaletta. E quindi ben volentieri affronta anche le gare italiane, tra gli altri favoriti anche Alessio Tenani e poi anche Michele Caraglio, Agorosso, attenzione anche a lui. Verena Troi qui anche con le cartine che ci fanno vedere come si sviluppa la prova, questa long in quel del Primiero. Francesca Taufer intanto, Unione Sportiva Primiero. Devo dire che poi la presenza di un atleta come Robert Merl favorisce il confronto di alto livello, quindi è uno stimolo per quei nostri atleti che ambiscono a innalzare il loro livello. Devo dire qua, questo è il passaggio spettacolo, devo fare assolutamente i complimenti al gruppo sportivo Papione di Adriano Bettega, che è sempre al top a livello organizzativo. Vediamo un po' i GPS. Esatto, qua come si muovono sulla cartina le atlete in questo caso.
caso la prova al femminile, ricordiamo che siamo nella zona Caltena Levale, Transacqua in primiero per questa settima prova long di Coppa Italia, la vallata del primiero in Trentino, sicuramente una delle culle, lo abbiamo detto più volte, dell'orientamento italiano, ed è qui che il circuito nazionale dell'orienteering ha vissuto questo bellissimo weekend, anche con un tempo davvero molto favorevole. È un tempo bellissimo, abbiamo visto dai GPS, non so se si è capito, ma Carlotta Scaletta già al sesto punto ha preso decisamente il largo, oggi ha una rabbia dentro che credo che sarà difficile fermarla. Ottimo scaricarla in questo modo, ottimo scaricarla nella prova. Christine Kirchlechner intanto arriva al suo punto di controllo, e il migliore dei modi per la Scaletta per rifarsi dopo l'errore della sprint in quella di Mezzano, e quindi sicuramente onore a questa ragazza che trova subito la forza per reagire. Questo è un passaggio, diciamo, più all'aperto, è quindi facile vedere i concorrenti e le concorrenti. Carlotta Scaletta, questo invece è Roberto Dalla Valle, lui è un uomo molto particolare, nel senso è un ragazzo che a volte alterna delle prestazioni altissime e poi per contro a volte commette degli errori banali, però è un vero talento completo sia nella sprint che nella long, quindi lui è uno che potrebbe vincere sempre. Sì, infatti qua oggi in primiero sta facendo davvero molto bene Roberto Dalla Valle, GS Gruppo Sportivo Monteginer, e questo invece è Samuele Curzio, Polisportiva Masi, che sta arrivando anche lui al punto di controllo, e poi guarda avanti, prosegue un'occhiata alla cartina e si va avanti. Michele Caraglio, dicevamo, anche lui potrebbe essere uno dei favoriti per questa prova, per questa giornata di gare in quella di Primiero nel comune di Transacqua. Eccolo qua il GPS invece per quanto riguarda la gara al maschile, Pietro. La gara al maschile che vede Robert Merla in testa e Riccardo Scarlet è il migliore degli italiani. Come vedi, Caraglio e Dalla Valle seguono abbastanza vicino per il momento, siamo in una fase finale di gara, e in questo punto, come vedi, punto 24 su 26, quindi ci siamo, insomma tra poco scopriremo chi è il vincitore. C'è anche Mamlef che è posizionato piuttosto bene, comunque dicevamo appunto Roberto Dalla Valle e anche Michele Caraglio si stavano comportando bene, arriva anche il conforto qui dal GPS, che i punticini che si muovono sulla cartina di questa prova long, settima prova per quanto riguarda la Coppa Italia. Si controlla anche qui l'andamento della gara sul computer, no? Le classifiche che cambiano di momento in momento. Quello che hai visto con il microfono in mano di fianco a Darongaio è lo speaker storico dell'orienteering italiano, è Stefano Galletti, presente in tutte le corse. Pensa che lui riesce a riconoscere a distanza di 500 metri un atleta anche solo da come corre, è l'unico in grado ad esempio di riconoscere le sorelle Brandi, che sembrano quasi gemelle, però lui ha questa capacità. In virtù dei tanti anni di presenza sui campi di gara e di partecipazione alle gare dell'orienteering italiano, riesce insomma lo speaker a riconoscere atlete ed atleti con un colpo d'occhio. Eccolo Mamlef ancora alle prese con la cartina, alle prese con questa gara long, tutti controllano con molta attenzione la cartina. Beh, la cosa che volevo far notare è che a volte sembra che gli atleti non stiano correndo al massimo del loro potenziale. In realtà è perché una delle peculiarità dell'orienteering è quella di mantenere sempre un pochino di lucidità, perché se uno andasse proprio in eccesso di sforzo non riuscirebbe più a ragionare bene e nemmeno a leggere la carta. Qui stiamo seguendo Riccardo Scalet ed è veramente un'impresa. È un'impresa anche per chi fa le immagini, ovviamente, questo è sicuro, sempre dietro a Riccardo Scaletta, Park World Tour Italia, che sta affrontando questo tratto di vegetazione anche abbastanza fitta. Qui invece più all'aperto Roberto Dalla Valle, sempre GS Monteginer, che si sta comportando davvero molto molto bene in questa prova long nel comune di Transacqua in primiero, altro passaggio, e poi a questa zona sempre aperta, e questo invece è Robert Merle che come dicevamo sicuramente tra i favoriti per la vittoria finale quest'oggi.
È veramente impressionante come Robert Merz sappia correre tra i rami e su questo terreno così scosceso. E poi una cosa importante da tenere sempre presente, oltre alla lettura, molta attenzione a dove si mettono i piedi, insomma. Qui il pubblico che sta aspettando invece gli atleti sul traguardo. Piccoli atleti crescono in questo caso. Renate Fauner, Terlaner Orientierungsläufer, anche in questo caso compagna di squadra di Verena Troia, all'arrivo per quanto riguarda la sua prova long, piuttosto sfinita. Renate Fauner, e questa invece Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero. Renate Fauner, come Verena Troi e Sabine Rottesteiner, fa parte di quella generazione di atlete elite che qualche anno fa era in auge, poi sono diventate mamma e poi hanno ritrovato il piacere di allenarsi, sono rientrate e hanno vinto. Quindi vuol dire che le atlete e gli atleti moderni sanno vincere anche in un'età che una volta veniva considerata un'età oramai avanzata. Sì, questa è una cosa che vale non solo per l'orienteering, anche in molti altri sport ormai, no? Che si è un po' spostata l'età grafica, no? Una volta magari a 30 anni un atleta di molti sport appendeva, diciamo, le scarpette così al chiodo, invece oggi no. Carlotta Scaletti intanto, no? Davvero scatenata oggi, Pietro. Oggi è, sì, è bravissima, è prima, il suo tempo è il migliore, difficilmente oggi verrà battuta. Avevamo visto già, ecco qui Verena Troi, un grande abbraccio. Molto bello questa immagine. C'è la liberazione proprio in Carlotta Scaletti, che era troppo amareggiata. E c'è anche il sorriso, soprattutto oggi, dopo le lacrime, sì, no? Del giorno precedente. E questo è proprio un confronto, guarda, hanno appena tagliato il traguardo e si stanno già confrontando per capire la differenza delle scelte, delle rispettive scelte. Michele Caraglio, Agorosso, orientamento Sant'Alessandro, anche lui all'arrivo si sta comportando molto bene. Irene Pozzebon, polisportiva besanese, anche per lei chiusura di prova piuttosto affaticata, anche la ragazza. Samuele Curzio, polisportiva Masi. Arriva fatiche. Il CT Mamlev, anche lui una buona prova, non è il Mamlev di qualche anno fa, ma giustamente è anche un pochino mollato, concentrandosi sulla sua attività di tecnico. Giustamente, Alessio Tenani l'abbiamo già visto al traguardo, Riccardo Scalet che si gioca la vittoria con Merl, ma arriva dietro di un soffio, e Roberto Dalla Valle che anche lui ormai è praticamente a podio, quindi Merl Scalet che abbiamo visto all'arrivo, e questo è Roberto Dalla Valle che va a podio anche lui. Ed eccolo l'arrivo di Robert Merl, era già irraggiungibile, quindi Merl va a vincere davanti a Scalet e Dalla Valle la classifica al maschile di questa prova di Coppa Italia Long. Vedete, molto soddisfatto ma anche molto stanco. Molto stanco, come abbiamo detto, era una gara dal grande dislivello e dalla elevata componente tecnica, molto difficoltosa. Eccolo qua, Robert Merl, allora 1.23.03, Riccardo Scaletti 1.24.01 e Roberto Dalla Valle, davvero molto bravo, 1.25.48 il suo tempo. Al femminile ha vinto Carlotta Scaletti 1.08.07, la Kirch Lechner 1.10.37, Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, 1.13.57. E siamo sempre alle premiazioni e poi andremo anche in questo caso a sentire le voci dei protagonisti: Riccardo Scalet, Carlotta Scalet, Robert Merl e Sergio Anesi, che è il commissario della FISULA, Federazione Italiana Sport Orientamento. Sentiamo. Riccardo Scalet, primo degli italiani, un bilancio della gara odierna e della tua stagione? Sì, correvo in casa, quindi ci tenevo ovviamente a fare bene, sono partito molto veloce ma ho fatto dei brutti errori, in totale più di 4 minuti, quindi mi devo accontentare del secondo posto dietro a Robert, che comunque è un atleta di alto livello, essendo arrivato sesto in Coppa del Mondo la settimana scorsa. Carlotta Scalet, oggi finalmente torna il sorriso nella long. Sì, oggi sono davvero soddisfatta, ho fatto una gara regolare con qualche errorino, però sono molto felice di essermi riscattata. Era tanta la voglia di riscatto. Sì, sì, mi spiace molto per i miei compagni di squadra ieri, perché ho fatto staffette molto bene quest'anno, ma è andata così ieri. Vincitore della gara long di oggi è Robert Merl. Grazie, era una gara bellissima.
Direi che era faticosissimo tutto questo dislivello. I risultati quest'anno erano incredibili, sono davvero contento e specialmente il quarto posto nei mondiali, non posso crederci ancora. Si chiude questa due giorni di grande orienteering. Sergio Anesi, commissario straordinario Fiso, il bilancio. Ma credo che il bilancio sia sotto gli occhi di tutti, un bilancio estremamente positivo, una grande organizzazione da parte della società che ha proposto questo evento, un grande numero di partecipanti, oltre 700, e una gara altamente competitiva anche di ammirare un paesaggio unico in due giornate stupende che il Trentino ci ha regalato, dando ancora un grande risalto all'attività della FISO. E allora siamo in chiusura anche di questa quinta puntata dedicata all'orientamento. Grazie a Pietro. Grazie a voi, è stato veramente un weekend intenso e bellissimo, complimenti agli organizzatori. Grazie a Marco Rasi per l'assistenza tecnica, grazie a voi gentili telespettatori. Rimanete con i programmi di Rai Sport.